La più cordiale buona serata agli amici del basket sintonizzati. Siete qui al Pallaravizza per l'ultimo match interno della regular season della Vinteras Pavia. 29esima giornata, penultima di regular season. Pavia che ospita Montecatini. Pavia che deve strappare l'ultimo referto rosa, il più importante della stagione, per archiviare definitivamente, quindi anche con il conforto dei numeri, la salvezza. Montecatini è risalita clamorosamente nell'ultimo periodo e viene qui a giocarsi al Pallaravizza le residue speranze di evitare la fase degli inferi rappresentata dai play-out. Pavia con una vittoria metterebbe 6 punti di margine fra sé e i termali e quindi si garantirebbe anche per la prossima stagione la partecipazione in cadetteria, senza appunto dover avere fastidiose code ad una stagione agonistica che è stata comunque difficile per la truppa di Baldiraghi. Pubblico delle grandi occasioni, anche perché c'è da tributare il meritato ultimo applauso a capitan Fabio Di Bella, una carriera straordinaria che vivrà oggi l'ultimo atto davanti al pubblico amico. Abbiamo visto Fabio visibilmente emozionato nel momento in cui è stato presentato in coda alla squadra. Occhi lucidi, presenti tutti i ragazzini della sua scuola basket, la Ryuken, presenti i tifosi che hanno realizzato coreografie particolari. Ma tutto questo verrà ovviamente posticipato a fine partita, adesso non c'è tempo per le cerimonie, serve una partita di cattiveria, una partita da battaglia, ha garantito Baldiraghi. Pavia deve portare i due punti a casa ad ogni costo. Arbitrano i signori Andretta di Udine e Zancolò di Casarsa della Delizia. Tutto pronto, vediamo ora le scelte dei due allenatori. Come sempre saremo affiancati in fase di commento dal giovane collega della provincia pavese Fabio Sacchi, al quale diamo la buona serata. Buonasera a tutti. Probabilmente nessuno avrebbe pensato di essere qui all'ultima in casa, doversi ancora giocare, dover ancora rischiare molto. È stata una stagione con troppi alti e bassi. Pavia è stata a lungo in bilico per agganciare i playoff. Domenica scorsa poi la sconfitta con Firenze ha chiuso definitivamente le porte della post-season in faccia a Pavia. Ora andremo ad analizzare quello che saranno le scelte dei due allenatori. Baldiraghi dovrebbe partire con i suoi tradizionali pretoriani, quindi con Di Bella, con Mascherpa, con Spatti, con Benedusi e con Torgano. Quindi invece è una scelta a sorpresa, quindi non si va con il lungo canonico, cioè con Riccardo Crespi, ma con un assetto più leggero, quindi con Spatti che giocherà da numero 5 e Marco Torgano nello spot di Alaforte. Le scelte invece di coach Alberto Tonfoni, 42enne toscano Enfant du Pays, cresciuto nelle giovanili di Montecatini, saranno invece quelle di andare con capitan Meini, con Bolis, con l'italo-argentino Marengo. E ora vediamo la coppia di lunghi, presumibilmente saranno l'under Moretti, uno dei migliori under del torneo, e Riccardo Iattoni, arrivato nell'ultima finestra di mercato da Firenze. Tutto pronto con la palla a due. Partita che Pavia dovrà essere brava ad approcciare subito con ferocia. Speriamo che il capitano, che sicuramente non è uomo dall'alto delle sue 40 primavere di grande esperienza, vorrà fare una gran partita e non sarà minimamente condizionato da quelle che sono stato questo clima festaiolo. Spatti che prevale nella contesa inizio gara e la palla è subito nelle mani di capitan Di Bella. L'uscita dai blocchi di Mascherpa che viene servito, torna palla nelle mani di Di Bella che va in angolo da Benedusi, la percussione, il contatto di Marengo, ma Benedusi che va a realizzare per il primo vantaggio pavese. Ora però Montecatini che va in controfuga da canestro subito, Spatti che riesce a chiudere in estremis sulla penetrazione di Moretti, e Montecatini che va a giocare a difesa schierata, la penetrazione di Meini che cambia lato per la tripla di Marengo, è un cross raccolto però da Iattoni che va di tabella a realizzare un canestro rocambolesco, ma Baldiraghi non sarà sicuramente soddisfatto per questo rimbalzo in attacco concesso. Torgano il consegnato per Benedusi, poi il blocco del tiratore milanese per la tripla di Benedusi e sono 5 per l'ala di Pietra Ligure,
3 di vantaggio per la Vinteras, gioca in una discreta bolgia, 5 per chi si difende, 2 per chi attacca. Moretti si gioca l'1 contro 1 con le tacche, va da Bolis che lavora in palleggio, il cambio difensivo di Pavia, il mismatch con Iattoni marcato da Mascherpa, c'è però il tocco difensivo di Bella che va a recuperare il primo pallone del suo match. Pavia che può tornare a schierarsi in attacco, il numero 13 che lavora bene in pick and roll con Spati che va a realizzare in prossimità del cristallo, 5 di vantaggio per Pavia, il primo assist per il Divo, 7-2 dice il tabellone in via Treves, 8-28 da giocare. Mini che lavora in palleggio, si prende una soluzione dall'altezza della linea del tiro libero, il rimbalzo contrastato, ultimo tocco di Moretti, rimessa per Pavia. Pavia che ha approcciato con buona intensità, prendendo confidenza in attacco con quei 5 in fila di Benedusi. Pavia che sta viaggiando con il 100% dal campo. Di Bella che prova nuovamente ad attivare il collegamento interno con Alessandro Spati. C'è il tocco della difesa toscana, quindi è rimessa in zona d'attacco per la Vinteras. Ora seguiamo questo possesso offensivo e poi inneschiamo anche noi la linea verde cedendo il collegamento a Fabio. Di Bella che riceve, prende il blocco di Spatti, spara da 3 punti, va a sbagliare, rimbalzo controllato da Marengo e sulla ripartenza toscana andiamo con Fabio. Palla sotto per Moretti che tenta di trovare l'assist per il numero 13 Marengo, il fallo che arriva in questo momento dovrebbe essere, se non sbagliamo, di Spatti, primo fallo per lui e primo fallo di squadra anche per Pavia. 7-2 ancora per i padroni di casa che, come diceva Paolo, hanno approcciato sicuramente bene e con grande energia il match. Ora Marengo si occupa della rimessa, palla per Moretti, fuori per Meini, Meini aspetta il blocco, anzi palla sotto per Bolis, ottimo assist di Meini e sono 2 per Bolis. E Di Bella che imposta una nuova azione offensiva, riceve Torgano, riceve a sua volta Benedusi che attacca subito in 1 contro 1, fallo di Marengo e altra ottima iniziativa di Benedusi che ha iniziato sicuramente nel migliore dei modi questo match, come un po' tutta la squadra. Primo fallo di Marengo e sono 2 tiri liberi per Benedusi, il primo va a bersaglio, numero 4 che avrà un'altra chance a cronometro fermo, realizza anche il secondo e ora è Meini a chiamare lo schema offensivo per gli ospiti, riceve Bolis che aspetta l'uscita di Moretti che non riceve, allora blocco per Meini, Meini che riceve in questo momento altro blocco di Moretti, palla sotto che non arriva, intercetto di Spatti contro il piede di Benedusi, assist a Torgano e fallo abbastanza clamoroso, il secondo di Marengo. Secondo fallo per lui e anche secondo fallo di squadra per gli ospiti. Benedusi alla rimessa, aspetta l'uscita di Bella che non riceve, riceve in questo momento Mascherpa che non si è ancora visto, proverà ad attaccare in uno contro uno, anzi aspetta il blocco di Spatti, attacca in questo momento, si spazia e realizza altri 2 punti per Pavia. Meini prova subito la fuga in contropiede, contropiede che non arriva ma palla sotto a Moretti che si gioca l'uno contro uno con Benedusi, grande personalità di questo ragazzo, fallo di Benedusi. Moretti che è un 98, ricordiamolo, primo fallo di Benedusi, esce Marengo che nell'azione precedente aveva commesso il suo secondo fallo, entra Francesco Galli col numero 10 che si occuperà della rimessa laterale, rimessa che arriva in questo momento, Meini riceve ora, fuori ancora per Galli che aspetta che il numero 16 di Attoni prenda posizione, si gioca l'uno contro uno con Torgano, tiro abbastanza complicato che infatti non va a bersaglio e ora Di Bella può spingere sull'acceleratore, aspetta in realtà Benedusi che riceve in questo momento, Spatti ha accoppiato a Meini sotto canestro, dovrà provare ad attaccarlo, scarico per Torgano e sono 3 punti per Marco Torgano, 14-4 per Pavia nei primi 4 minuti neanche di gioco, 3 minuti e mezzo. Paolo, una Pavia che l'abbiamo sottolineato in apertura ha approcciato nel migliore dei modi, soprattutto in attacco, cosa che ultimamente faceva fatica a fare, e in difesa è riuscita a limitare anche
gli avversari, specialmente gli uno contro uno di Moretti al ferro. Sì, Pavia in difesa è andata subito molto presente, molto reattiva sulle linee di passaggio, sono già arrivati due recuperi, uno di Bella, uno di Spatti, per poter andare in contropiede. Pavia ha la faccia cattiva di Nicolò Benedusi, che è partito con sette in fila con grande decisione in attacco e poi ha punito questo primo giro di zona termale con la tripla di Torgano, quindi è importante che Pavia prenda da subito confidenza in difesa. Comunque ci è piaciuto l'approccio molto feroce, Baldiraghi ha chiesto questo ai suoi ragazzi, c'è il rischio in qualche modo che la celebrazione di Capitan Dib oggi possa in qualche modo distrarre. Pavia deve rimanere sul pezzo, è importante aver già 10 punti di vantaggio, ora deve continuare a lavorare proprio per garantirsi un margine cospicuo che eventualmente sarà poi da gestire più avanti. Ora non è assolutamente tempo di gestione, è tempo di godersi questa partenza davvero razzo. Ora c'è il cambio difensivo, c'è la giro di zona, 2-3 matchup che anche Baldiraghi si gioca con l'uno contro uno di Moretti, c'è l'infrazione di passi fischiata a Moretti. Terza palla persa per i toscani, la ricezione di Giulio Mascherpa, marcato faccia a faccia da Bolis che si stampa sul blocco di Spatti, c'è un'autostrada per Mascherpa che va fino in fondo, sbaglia l'appoggio, riparte Meini che trova un ottimo rimorchio di Iattoni che però sbaglia la palla che si incastra tra il cristallo e l'anello, freccia del possesso che premia i termali. Termali che un mese fa erano praticamente spacciati, praticamente condannati ai playout e che con una serie di vittorie contro pronostico sono arrivati qui ancora con qualche chance di poter in qualche modo riagganciare Pavia. Pavia che nel match di andata si impose al Palaterme vincendo i sette lunghezze, ora la forzatura di Bolis sbagliata, rimbalzo di Spatti, di Bella che può andare, il passaggio skip di Mascherpa per Di Bella che dà un cioccolatino per mandare Spatti al bersaglio comodo. 16-4, quindi 12 di vantaggio per Pavia. Mascherpa che prova a seguire Meini sul blocco, Bolis che chiude il palleggio, va da Iattoni che in avvicinamento prova a sfruttare il fisico marcato da Benedusi, il tiro di Iattoni, l'ex Firenze viene sputato dal ferro, Montecatini che rimane inchiodata a quota 4, 12 di vantaggio per Pavia. Di Bella che ha una mezza idea di attaccare, poi va da Benedusi che fa valere il fisico, va però a forzare, sbaglia. Meini che può ripartire, Meini ex playmaker della pallacanestro Pavia nella stagione 2007-2008, quella dopo la clamorosa esplosione, la famosa finale persa con Pesaro per la promozione in Serie A1. Il tiro da tre punti toscano che sbatte sul primo ferro ed esce. Entriamo negli ultimi 5 minuti in questo primo periodo. 16-4, Mascherpa con palla in mano, cerca l'innesco per Spatti, c'è il tocco di piede di Iattoni, quindi cronometro che viene resettato, doppio cambio chiamato da Tonfoni, c'è un cambio per Baldiraghi, fuori con applausi Nicola Benedusi, dentro Manuelli, doppio cambio per Tonfoni, fuori Bollis e Moretti, dentro il lungo Maresca e il numero 15 Cipriani, squadra molto giovane quella toscana che è partita all'inizio dell'anno con due chiocce, cioè Meini e Migliori, ora è rimasto il solo Meini come veterano. Palla alle mani di Manuelli, c'è il cambio difensivo e il fallo fischiato al numero 17 Edoardo Maresca. Rimessa in zona d'attacco per un'omnia davvero per il momento molto molto positiva, 4-6 da 2, 2 su 3 da 3 punti per la truppa di Pat Baldiraghi, la penetrazione di Di Bella che va con il cambio di mano, sbaglia, rimbalzo di Spatti, tiene vivo un pallone complicato e Pavia ha extra possesso, palla nelle mani di Mascherpa che punta dal palleggio, lavora dietro la schiena, va in angolo per il Dibo che va a realizzare il siluro, 19-4, 4 dal termine, torniamo da Fabio.
fallo di Mascherpa che ha tentato di passare sul blocco di Maresca, però ha commesso appunto il suo primo fallo. Sono 3 falli di squadra per Pavia, 3 anche per gli ospiti. Ora rimessa per Montecatini, riceve Galli che ora girerà in spot dal playmaker, di playmaker. Meini aspetta l'uscita del numero 15 Cipriani. Ora Iattoni è accoppiato a Di Bella, lo proverà ad attaccare in uno contro uno. Altro tiro abbastanza fuori equilibrio, ma stavolta canestro per Iattoni. E Benedusi, Manuelli ad impostare una nuova azione offensiva per Pavia. Riceve in questo momento Torgano, riceve a sua volta Mascherpa che aspetta l'uscita di Bella, palla in mano al Dibo, blocco di Spatti, Di Bella scarico per Torgano che si crea il tiro col pareggio, adesso il tiro appoggiato al tabellone, colpo da biliardo per Marco Torgano che arriva a quota 5 punti. Meini ancora sul cambio, Iattone ancora sul cambio e fallo di Fabio Di Bella, è il suo primo fallo. Nel frattempo Baldiraghi prepara sul cubo dei cambi Riccardo Crespi, esce infatti Spatti, anche lui abbastanza positivo, specialmente si è fatto trovare pronto per quanto riguarda gli assist di Fabio Di Bella. Ora rimessa di Galli con 16 secondi sul cronometro dei 24 per gli ospiti, riceve Maresca che passa la palla a Meini, blocco dello stesso Maresca. Meini tenta di attaccare il canestro ma viene chiuso e ora palleggia il resto tiro di Cipriani che sbaglia e rimbalzo, altro rimbalzo di Torgano che cede la palla a Di Bella, marcato proprio da Galli. Di Bella che aspetta il blocco di Crespi, non lo sfrutta, va dall'altra parte, attacca in uno contro uno, scarico per Mascherpa, extra pass per Manuelli e circolazione di palla ottima per Pavia che però non riesce a realizzare. Meini in contropiede prova a spingere ma non trova ricevitori e allora aspetta il blocco di Maresca, scarico per Cipriani, nell'angolo Galli, palla sotto al numero 17 Maresca che non tenta l'uno contro uno con Mascherpa, tripla di Meini che però anche lui sbaglia e allora Mascherpa può impostare una nuova azione offensiva per i suoi. Blocco di Crespi, uno contro uno di Mascherpa e fallo di Cipriani. Entra anche il numero 22 Giorgi, esce proprio Meini, esce anche un applauditissimo Fabio Di Bella, entra Benedusi per dargli un po' di riposo. Quando sono passati 8 minuti alla fine del primo quarto, ne mancano 2 per finirlo e palla a Torgano che la cede a Benedusi, proverà l'uno contro uno, step back da 3 punti, questa volta sbagliato, rimbalzo di Crespi che non riesce a controllare ma Torgano segue e corregge, 23-6 dopo appunto 8 minuti di gioco. Ora Montecatini in azione offensiva, Crespi però con la stoppata e il recupero di Manuelli, Manuelli che ora predica calma e aspetta proprio che si posizionino tutti i compagni, uno contro uno di Manuelli appoggiato al tabellone, non va, questa volta Crespi non riesce a seguire a rimbalzo, ora Galli in contropiede, crossover che però non riesce a creargli vantaggio, ora uno contro uno anche del numero 16 Iattoni che sbaglia ancora una volta la conclusione, tiri affrettati e complicati trovati da Montecatini ma anche complice la difesa di un'ottima Pavia fino a questo momento. Ora Manuelli aspetta l'uscita di Mascherpa che attacca subito il numero 15 Cipriani che commette fallo, saranno 2 tiri liberi di Mascherpa, non era in azione di tiro ma Montecatini ha esaurito il bonus ormai da 1 minuto e mezzo. Esce proprio lo stesso Cipriani per lasciare spazio a Bolis. Mascherpa realizza il primo dei 2 tiri liberi a sua disposizione. Cubo dei cambi si prepara anche Filippo Fazioli. Mascherpa che realizza anche il secondo e ora cambio, esce proprio lo stesso Mascherpa, ha applaudito anche lui. Fazioli che andrà in difesa su Galli che porta palla in questo momento, si affida a Iattoni, scambio ancora, palla a Galli, blocco di Giorgi che ora proverà a ricevere sotto canestro,
ed effettivamente è così, ma prima il fallo di Riccardo Crespi che ha tentato di forzare il blocco di Bolis. Primo fallo di Riccardo Crespi, un minuto alla fine e 25-6 per Pavia, che ha acquisito un grande vantaggio. Sbaglia Giorgi il primo dei due tiri liberi, arbitro che consegna il pallone e secondo tentativo a cronometro fermo. Il secondo invece è a bersaglio, riceve Fazioli su un po' di pressione degli ospiti. Fazioli che prova a batterla, Galli molto aggressivo in questo momento, blocco di Torgano. Fazioli riscarica per Torgano che attacca in uno contro uno, però sbaglia, rimbalzo di Crespi che segue e realizza anche lui. Primi due punti anche per lui, si iscrive anche lui alla partita, ora quasi tutti hanno segnato. Galli sbaglia il palleggio a destro tiro, ma rimbalzo che premia Iattoni, scarico, ottima circolazione di palla per gli ospiti e fallo probabilmente di Manuelli. Giorgi avrà altre due opportunità a cronometro fermo, anzi fallo di Crespi, secondo fallo per lui. Valdiraghi comunque sembra soddisfatto del lavoro dei suoi fino a questo momento e non potrebbe essere altrimenti. Più 20 dopo un quarto non si vede sicuramente tutti i giorni. Pavia ha approcciato nel migliore di modi sia in attacco che in difesa. Giorgi realizza il primo tiro libero. Giorgi realizza anche il secondo tiro libero a sua disposizione. Ora ancora Fazioli sulla pressione di Galli che sta pagando fino a questo momento. Fazioli è costretto a rifugiarsi in un passaggio rischioso per Benedusi che riceve, aspetta il blocco di Crespi, blocco che non arriva, anzi arriva in questo momento. Benedusi in uno contro uno in penetrazione e solamente fallo, ma comunque saranno altri due tiri liberi per Benedusi. Primo fallo per Galli e due tiri liberi per, anche per Benedusi, che potrà riportare Pavia sul più 20. Il primo va a bersaglio, solo cotone per lui. Secondo tentativo anch'esso a bersaglio, 9 punti per lui sicuramente. Una grande prova per lui fino a questo momento. Ora Torgano anticipa il suo diretto avversario, Benedusi, Manuelli che non realizza. Ecco, Paolo, si chiude un primo periodo fondamentalmente dominato da Pavia, più 20 dopo 10 minuti, non si vede tutti i giorni. Sicuramente Benedusi ha dato quel qualcosa in più, ha dato la scossa ai suoi fin da subito e è una cosa che comunque abbiamo sottolineato anche in precedenza. Sì, l'Omni è andata via sull'ottimo abbrivio iniziale, adesso il margine è decisamente importante perché 20 punti, soprattutto con 29 punti fatturati, con 10-18 dal campo per la truppa pavese, sono 7 di Torgano, 2 di Crespi, 9 per Benedusi, 3 di Bella, 4 di Spatti, 4 per Mascherpa. Quanto riguarda invece gli ospiti, dal campo tirano 3 su 13, 2 di Bolis, 4 di Iattoni, 3 di Giorgi, quindi solo 3 giocatori che sono andati a bersaglio, 4 palle perse. È chiaro che i termali, che erano dati in grande salute, sono stati letteralmente annichiliti in questo primo quarto di gioco. Serviva comunque una spallata importante fin dall'inizio per cercare appunto di scacciare i fantasmi. Pavia non era presumibilmente preparata a doversi giocare nell'ultima casalinga, a dover in qualche modo rischiare qualcosa. I pavesi sicuramente per il campionato fatto, al di là degli alti e bassi, non meritano sicuramente questo tipo di classifica. Poi questi sono discorsi che valgono quello che valgono, ma tecnicamente questa è una squadra che ancora oggi ci rifiutiamo di vedere invischiata nella lotta play-out. Poi ci sono stati varie problematiche che non stiamo qui a sviscerare per l'ennesima volta, però è chiaro che una squadra del genere, se adeguatamente settata dal punto di vista mentale, vale molto di più della posizione in classifica. Tutto pronto per ripartire, Valdiraghi va con Fazioli, con Mascherpa, con Benedusi, con Torgano e Crespi. Tonfoni ripropone Meini, Bolis,
il numero 10 Galli, quindi gioca in guardia, normalmente è il backup di Meini, Moretti e Maresca. Bolis che va in pressione a tutto campo su Giulio Mascherpa per Benedusi, che riceve, attende il blocco di Crespi, l'end-off tra Torgano e Mascherpa, cambia lato per Benedusi a premiare il taglio interno di Fazioli, morbida la conclusione dei due punti del playmaker trevigiano, è sbagliata, rimbalzo controllato da Moretti. Moretti che si fa tutto il campo, prova ad attaccare Crespi, poi scarica per Bolis, ben contenuto da Torgano. Bolis che crea una tripla che Galli manda sul ferro, c'è uno schiaffo non sanzionato di Bolis su Mascherpa. Benedusi con palla in mano in angolo da Torgano, il cambio difensivo, Maresca su Torgano, si va da Mascherpa che crea separazione, va da tre punti, sbaglia, rimbalzo controllato da Crespi, però non tiene. E sulla partenza di Meini, con un'ancata, va a spendere il proprio terzo fallo, quindi pronto Fabio Del Vecchio. Tre falli in un minutaggio piuttosto risicato. Dentro Fabio Del Vecchio, che nella partita con Firenze ha avuto sicuramente un interessante spot nel momento in cui l'Omnia è rientrata nel match. 20 da gestire di margine per Pavia, 8.58 per andare all'intervallo lungo. Cambio difensivo su Maini, accoppiato a Torgano, palla in angolo per Bolis che attacca Benedusi dal palleggio, evidente la violazione di passi. Due volte alla seconda hanno finalmente fischiato. Bolis che nel match di andata aveva fatto una grande impressione, in effetti aveva giocato un ottimo girone di andata, l'under cresciuto nel vivaio della Leonessa Brescia, ora in questo girone di ritorno il livello delle sue prestazioni è decisamente in calo. Ricezione di Mascherpa sul blocco di Del Vecchio che va a prendere posizione sulle tacche, palla nelle mani di Mascherpa accoppiato a Maresca, lo batte, poi circolazione per linee esterne. 3 secondi per chiudere il possesso, Fazioli va corto a due punti, rimbalzo ancora catturato da Capitan Meini che mette Galli in ritmo per la tripla che il numero 10 va a realizzare. Il primo canestro pesante, 1-5 per i termali dall'arco dei 6-75. Mascherpa che va ad attaccare, va ad appoggiare al cristallo il sesto punto, 31-12 il margine interno, 7-58 da giocare. Moretti molto lontano da canestro, mette palla per terra, la difesa troppo aggressiva di Del Vecchio che abbraccia il, che abbassa il braccio. Fallo del numero 15 Del Vecchio, è il suo primo fallo, secondo fallo di squadra. Cambio chiamato da Baldiraghi, riposo per Marco Torgano, torna Alessandro Spatti che va a prendere in consegna il numero 17 Edoardo Maresca. Meini che riceve il consegnato, una mezza idea di attaccare Fazioli, c'è un ottimo innesco per premiare la rollata di Samuele Moretti. Primo canestro per Samuele Moretti, 31-14, Montecatini che prova a fare la formichina, la ricezione di Fazioli, Del Vecchio che si sbraccia per cercare di ricevere il pallone, non si perfeziona il triangolo offensivo. 5 secondi, attacco che ha prodotto poco, Mascherpa che va dentro, prende la stoppata di Moretti, un secondo per chiudere il possesso, Madiraghi che si spiega con Del Vecchio, Benedusi per Spatti che spara sullo scadere, va a realizzare, morbida l'esecuzione dell'ala bresciana. Sesto punto per Spatti, tabellone che recita 33-14, il margine che sorride a Pavia. Ancora una volta la rollata di Moretti che però va a commettere violazione di passi, quindi altra palla persa per Montecatini, sono 6 perse per la truppa di Alberto Tonfoni. Rientra Capitan Di Bella sul parquet per Pippo Fazioli. La ricezione di Mascherpa ed è Benedusi a superare la metà campo chiamando il gioco pollice per Spatti, fuori da Di Bella,
Mascherpa che ricciola, gran giocata in virata di Giulio Mascherpa, 8 per lui, 35 a 14 l'uscita a ricciolo di Mascherpa, poi ha letteralmente mandato al bar il proprio marcatore con questo gran lavoro in virata. Maresca che gioca uno contro uno sulle tacche, però c'è la buona difesa di Benedusi, c'è l'intercetto Pavese, sesta palla persa per Montecatini, il rimorchio di Benedusi che però sbaglia sulla buona difesa di Galli. E ora Bolis che prova a sfruttare la velocità attaccando Mascherpa, sbaglia. Okay. Come direbbero i commentatori all style di calcio, limpide fasi di gioco, abbiamo visto tocchi di piede, casino organizzato, tripla di Meini che sistema tutto. Il canestro che viene dato da due punti, quindi 35 a 17 il margine per Pavia. Tonfoni che richiama sul cubo dei cambi Marengo e Iattoni. Spatti che potrebbe attaccare in avvicinamento Moretti che va sulla finta e c'è la buona lettura di Spatti per il taglio di Capitan Dibo, 5 per Di Bella. Buona giocata di Spatti che ha prima mandato sulla finta Moretti e poi ha trovato una buona lettura. Ora l'infrazione di piede che viene fischiata a Del Vecchio che con un tackle ha interrotto l'innesco interno di Meini per Moretti, e con 5:31 da giocare noi torniamo da Fabio. Sì, Montecatini ha provato a reagire in questo secondo periodo trovando qualche soluzione anche da fuori, l'abbiamo visto prima nonostante fosse da due punti il tiro dei Meini, però Pavia è riuscita a restare concentrata nonostante l'uscita del suo capitano Fabio Di Bella. Ora Meini ci prova da tre punti, sbaglia, recupera il rimbalzo di Moretti che viene abbandonato da Benedusi e Spatti, e Moretti può appoggiare il secondo canestro della sua partita. Dicevamo appunto, Pavia è rimasta concentrata, ha respinto fino adesso tutti gli assalti degli ospiti, assalti abbastanza timidi per la verità. Comunque ora Di Bella riceve, scambia con Mascherpa che ora attacca in uno contro uno, altra virata e altro canestro davvero spettacolare per Giulio Mascherpa che arriva a quota 10. Questo è il Mascherpa che conosciamo e che abbiamo imparato a conoscere nel corso di questa stagione e non solo. Ora Galli per Iattoni che ci prova anche lui da tre punti, sbaglia anche lui, mani freddissime per gli ospiti. Abbiamo appena finito di dire che avevano trovato due canestre da fuori. Ora Di Bella ci prova anche lui da tre punti, non va a bersaglio, conclusione sputata dal ferro, e Meini che può impostare una nuova azione offensiva per i suoi. Aspetta il rimorchio di Marengo che si attacca in uno contro uno Spatti, sbaglia, però Benedusi trattiene l'avversario e si accusa subito del fallo. 39 a 19 quando mancano 4 minuti alla fine del secondo periodo e time out chiamato da Baldiraghi, anzi probabilmente dagli ospiti. Un time out che appunto servirà agli ospiti sicuramente per parlarci sopra. In queste fasi abbastanza confuse di match hanno lasciato troppi spazi in fase difensiva, Pavia ha punito queste distrazioni. Al di là dell'ultimo tiro sbagliato di Di Bella, comunque Pavia è riuscita a trovare in fase offensiva tiri ben costruiti. Anche il tiro ad esempio dall'angolo sbagliato di Filippo Fazzioli era arrivato con un'ottima circolazione di palla. Ed è questo che Pavia deve continuare a fare, rimanere concentrata sul match. Ora squadre che dovranno ritornare in campo. Di Bella carica i suoi. Sicuramente una partita importante per lui che vuole chiudere al meglio fra le mura amiche la sua incredibile carriera. Ed è davvero un onore poter commentare quest'ultima sua partita in casa. Ora Marengo alla rimessa, rimessa da fondo con 14 secondi sul cronometro dei 24 per gli ospiti. Marengo aspetta l'uscita di Moretti, marcato proprio da Del Vecchio. Moretti si vuole giocare l'uno contro uno, spalle a canestro, aspetta un taglio che non arriva, però riesce a sgusciare sotto le ascelle di Del Vecchio e realizza altri due punti.
Ora Benedusi scontro la zona proposta da Montecatini, zona 2-3. Ora Spatti, bel giro, però sbaglia la conclusione, probabilmente la parte più semplice del suo movimento, dopo essersi svitato sulla linea di fondo. Ora Meini che imposta una nuova azione, marcato proprio da Fabio Di Bella, aspetta che Moretti prenda posizione, scarico per Marengo che rifiuta il tiro da tre, fallo però di Ale Spatti. Fallo del numero 3, Spatti al suo secondo fallo per lui, e tre falli anche per Crespi. Esce Del Vecchio, entra Togano, quindi due possibili tiratori da tre punti nello spot di 4 di 5 per Baldiraghi, via che esaurisce il bonus, mentre gli ospiti sono ancora a zero falli di squadra in questo secondo periodo. Marengo aspetta l'uscita di Meini, che prende il blocco di Moretti che rolla, ma Meini non gli passa il pallone, altro canestro da tre punti di Galli, che sicuramente sta dando un po' la scossa ai suoi. 39 a 24, ancora zona per Montecatini. Di Bella isolato in punta, aspetta l'uscita di Benedusi, blocco di Spatti. Benedusi vorrebbe ritrovarlo sotto canestro, ma la palla giunge a Mascherpa, che attaccherà in uno contro uno lo stesso Galli. Step back, questa volta la conclusione non premia il numero 8 in maglia bianca, che sbaglia, e allora Meini dall'altra parte sfrutta il blocco di Moretti, scarico per Galli che però ritorna fuori. Ottima difesa di Mascherpa in questo caso, blocco di Marengo, probabilmente al limite, e fallo in attacco, ed è terzo fallo di Marengo. Tre falli per lui, due per Cipriani, primo fallo di squadra in questo secondo periodo per gli ospiti. Esce lo stesso Marengo, entra con il numero 11 Zanini, che abbiamo detto prima apparizione per lui in campo oggi. Guarda Di Bella per Mascherpa, aspetta l'uscita di Benedusi ben difeso dal numero 15 Cipriani. Ora Di Bella, palla meravigliosa per Spatti, che però non riesce a tirare in un primo momento, sbaglia la conclusione, e ora contropiede primario per gli ospiti. Però Pavia, incredibile la transizione difensiva di Pavia, Meini a rimorchio sbaglia la tripla, e altro rimbalzo per Di Bella. Ora Pavia sta giganteggiando anche nel secondo periodo. Torganos cambia il pallone con Di Bella, che proverà ad attaccare in uno contro uno. Eccolo l'assist ancora per Spatti, ottima però difesa di Moretti, palla però che arriva lo stesso a Spatti in qualche modo, e realizza ancora. 8 punti per lui, zona 2-3 anche per Pavia, che si adeguerà a uomo. Ecco, arriva in questo momento l'adeguamento. Moretti attacca ancora in uno contro uno, però ottima difesa di Benedusi e ottima difesa di Torgano, il contropiede di Benedusi che realizza, eludendo la difesa di Meini. 11 punti per lui. Meini ancora ad impostare, chiama lo schema. Moretti riceve in punta, aspetta l'uscita di Galli, ancora una volta ottima la difesa d'anticipo di Mascherpa. Galli riceve lo stesso, sul cambio Moretti si trova contro Mascherpa, ottima però la difesa di Benedusi che si getta come un leone sul parquet, e anche Di Bella a dare l'esempio. Possesso alternato che premia Montecatini, ma Paolo, abbiamo visto anche adesso Pavia sta rimanendo concentrata nel match, soprattutto anche in fase difensiva, e come abbiamo visto in questo caso sta effettivamente lottando e si sta gettando sul parquet. Sì, Pavia molto molto pronto, molto determinata. La partita è stata come sempre preparata bene da Baldiraghi, che ha lavorato molto su queste situazioni offensive, su questi giochi con molti end-off che caratterizzano i toscani. Pavia è stata fin dall'inizio molto presente, molto reattiva sulle linee di passaggio, molto pronta ad aiutare. È chiaro che questo sta pagando, a parte un paio di triple concesse al Baby Galli, per il resto Montecatini ha sempre fatto molta fatica a trovare dei tiri puliti, e appena ha provato ad avvicinarsi è stata ricacciata indietro da un canestro su palla vagante di Spatti e da un contropiede
primario di Benedusi, quindi sono tornate 19 le lunghezze di margine che sorridono a Pavia, quindi Pavia che resta saldamente in controllo di questo match. Ora vediamo Torgano che piazza la tripla da rimessa. Torgano che ha fatto una settimana pazzesca, io che ho assistito a un paio di allenamenti ha segnato costantemente, quindi per una volta poi non siamo stati smentiti, quindi anche in partita. Finora Marco, che nelle ultime partite aveva un po' perso feeling col canestro, invece sta facendo una partita da realizzatore assoluto. 7 punti con 2 su 3 e 1 su 1, anzi sono 10 punti perché ancora la statistica non è aggiornata, quindi con 2 su 3 e 2 su 2 da 3 punti. Iattoni in lunetta per cercare di ricucire qualcosa, cronometro fermo, ma con 47 secondi da giocare Montecatini non è riuscita francamente a piazzare una spallata per in qualche modo cercare di ridurre il gap, e finirà all'intervallo attorno alle 20 lunghezze di svantaggio. Cambio per Benedusi, rientra Daniele Manuelli che in settimana conseguirà la laurea in ingegneria edile. Palla nelle mani di Mascherpa, Giulio si muove in palleggio, 4 basso, Giulio che attacca, scarica per Torgano che lavora dal palleggio, si prende una soluzione in arresto e tiro, buon lavoro di Del Vecchio, rimbalzo d'attacco, c'è il fallo speso da Zanini, solo 3 i falli fischiati agli ospiti in questo secondo periodo. Quindi sarà rimessa in zona d'attacco per Pavia, fatturato record per la truppa di Pat Baldiraghi, già 46 secondi in questo, quando mancano ancora 20 secondi per andare all'intervallo. Mascherpa che lavora in palleggio, batte Zanini che viene placcato, fallo nel calcio sarebbe costato un cartellino giallo, evidentissima la trattenuta sulla partenza di Mascherpa. Zanini che esce dopo aver assestato un paio di mazzolate, palla nelle mani di Bella che congela, 13 secondi, Montecatini che ovviamente spende tutti i falli a sua disposizione, c'è il fallo di Iattoni, Montecatini che esaurisce in questo momento il bonus. Rimessa di Manuelli per Di Bella, 11 secondi, vediamo se Pavia riuscirà a trovare un buon attacco. Di Bella che va da Torgano che scarica fuori per la tripla frontale del capitano che sbaglia, rimbalzo controllato da Maresca, si finisce qui. 20 lunghezze tonde tonde di margine per Pavia, avanti 46-26, e prima di chiudere andiamo a riepilogare quelli che sono i fatturati individuali. Per Pavia sono 10 di Torgano, 10 anche per Mascherpa, 5 per Di Bella, 2 di Crespi, 8 di Spatti, 3 di Benedusi. Per quanto riguarda Montecatini sono 3 di Meini, 6 di Iattoni, 6 di Moretti, 2 di Bolis, 3 di Giorgi, 6 di Galli, quindi ribadendo il parziale a metà gara, 46 Vinteras Omnia Basket Pavia, 26 Montecatini Basketball. Vi diamo appuntamento per la ripresa delle ostilità. Di nuovo in collegamento con il Paravizza, un minuto alla ripresa del gioco, vantaggio largo per Pavia 46-26, frutto di 2 quarti davvero di lusso, 29-9 il primo parziale, 17 pari il secondo quarto, le cifre dicono tutto, 46-26 la valutazione, il Pavia che ha in difesa retto come nelle sue serate migliori, ha costretto i toscani al 33% e a 9 palle perse, in attacco è andata a sestarsi su cifre interessanti, 51% complessivo per la banda Baldiraghi che ha davvero dominato in tutte le fasi di gioco. Ora ovviamente sarà importante, quest'anno l'abbiamo visto in troppe situazioni, fare come la famosa mucca del professor Nikolic che dopo aver raccolto il secchio di latte con un calcio va a sprecare tutto il lavoro fatto. Ecco, evidentemente speriamo che in questo ultimo appuntamento casalingo, c'è poi da celebrare degnamente Fabio Di Bella, Pavia non ci mostri questa sua faccia sciupona e rimanga settata, rimanga sul pezzo con la cattiveria agonistica che tanto ci è piaciuta nei primi 2 quarti. Tutto pronto,
Omnia che riparte con Di Bella, Mascherpa, Benedusi, Torgano e Crespi, quindi una variazione rispetto allo starting five. Montecatini che ripropone invece Capitan Meini, Bollis, Galli, quindi con i tre piccoli, Iattoni e Moretti. Si occuperà di Riccardo Crespi. Bollis che va aggressivo su Fabio Di Bella, Mascherpa che riceve, che ha un mezzo giro di vantaggio, va ad innescare subito nel pitturato Crespi che lavora, c'è il tocco di Iattoni e arriva la prima palla persa e la seconda di squadra per Pavia, la stoppata però di Torgano su layup troppo morbido di Iattoni e il recupero perfezionato poi da Capitan Di Bella, quindi subito una buona giocata difensiva per Pavia. Crespi che va a prendere posizione marcato da Meini, c'è il fallo del capitano Termale, ricordiamo ex giocatore della pallacanestro Pavia, quell'anno la coppia era Meini-Tommasini, sembra passato un secolo, eravamo nel 2008, anni in cui i palcoscenici erano altri, era Serie A2. Ricezione di Crespi, il consegnato per Di Bella, si va da Benedusi che ha vantaggio fisico e lavora a spalla canestro, sbaglia ma Crespi è pronto a raccogliere la carambola e a mettere il quarto punto del suo match. Ora eccellente la difesa di Benedusi su Bollis, la tripla sbagliata da Iattoni, rimbalzo controllato da Mascherpa, Pavia che è ripartita mostrando lo stesso tipo di intensità, lo stesso tipo di faccia dura in difesa, faccia dura che ci piace. Mascherpa che ha una mezz'ora da andare da Crespi che prende posizione nel pitturato, marcato ancora una volta dai piccoli, palla che si muove, cortissima la tripla di Di Bella, Crespi che prova a tener vivo però finisce imprigionato dai piccoli che lo hanno afferrato un po' ovunque. Lo schema chiamato da Guido Meini per Bollis che lavora per il pick and roll con Moretti che con una finta poi torna fuori per Meini aperto in arco, sbaglia la tripla il veterano di Pescia che ora ha una mezza idea di attaccare, prende il fondo, poi torna fuori da Iattoni che lavora dal palleggio, poi lo chiude e si prende la seconda stoppata di questo incipit di gara, la stoppata di Crespi. Due stoppate incassate dall'ex Firenze, giocatore che è stato in predicato di arrivare anche a Pavia, è stata una mezza idea del front office pavese, poi era già stato ingaggiato Fabio Del Vecchio nel mercato suppletivo a sostituire Guaccio. Mascherpa per Di Bella, l'uscita dai blocchi di Torgano che si prende la sua classica tripla frontale sbagliandola, rimbalzo va comodo Moretti che si fa poi in cost to cost, va per l'appoggio al ferro sbagliato e ora anche Pavia può andare ad attaccare in ritmo e c'è però l'antisportivo fischiato a Iattoni su Crespi. Fallo antisportivo, Iattoni che non si capacita, quindi saranno liberi per Ricky Crespi. 48-26, rimane ampio il margine quando sono andati in archivio i primi due giri di orologio in questa ripresa. Crespi che va a realizzare il quinto punto del suo match. Crespi che sta viaggiando con sei punti e 5 rimbalzi a partita. 6 per lui. Crespi che è un giocatore sicuramente molto migliorato in questo scorcio di stagione, si fa sentire tutto il lavoro che lo staff tecnico di Pavia svolge con il lungo di Saluzzo nelle sedute mattutine. Di Bella che si muove in palleggio con una finta, manda al bar due giocatori, poi sbaglia, poi prova a tenere vivo il pallone, viene controllato da Samuele Moretti che riparte. 50 per chi si difende, 26 per chi attacca. Meini con palla in mano, il cambio difensivo, Benedusi che oscura la visuale del regista ospite che prova ad innescare Galli, su di lui c'è il contatto falloso di Benedusi, per Nicolò Benedusi è il terzo fallo, 3 anche per Alessandro Spatti, 3 anche per Crespi.
primo fallo fischiato a Pavia in questo secondo periodo, rimessa in questo secondo tempo, rimessa con palla che va nelle mani di Capitan Meini, sfida tra veterani quest'oggi per lui rispetto a Di Bella. Palla in angolo per Galli che spara una tripla in faccia alla scherpa, la sbaglia, rimbalzo controllato da Nicolò Benedusi, sesto rimbalzo per Benedusi che è il miglior rimbalzista per Pavia. Torgano va da Crespi, lontano da canestro, si torna da Benedusi, Crespi che intanto prende posizione sulle tacche, c'è il fallo su di lui di Bolis, ovviamente difesa toscana che si trova costantemente ad affrontare dei mismatch. Ora Tonfoni che propone un Maresca che rileva Iattoni e presumibilmente sarà Maresca andare ad occuparsi di Crespi, anzi no, rimane Moretti. Ma sulle situazioni di cambio Crespi si è trovato spesso accoppiato ad un piccolo. Ora sulla rimessa la ricezione di Di Bella che torna fuori, 6:53 giocati in questo terzo periodo. Benedusi 7 secondi per chiudere il possesso, Benedusi costretto a forzare tre punti, sbaglia Crespi che però fa la voce grossa, rimbalzo d'attacco, c'è il possesso addizionale per la Vinteras. Mascherpa aperto in angolo, rinuncia al tiro da tre punti, va ad attaccare il ferro, sbaglia su un probabile contatto non sanzionato. Crespi mette le cose a posto convertendo il rimbalzo in attacco. Ora c'è la palla persa per Montecatini, palla persa numero 10 per i termali e noi andiamo da Fabio sul 52-26. Sì, una Pavia tornata sicuramente in campo concentrata, al contrario Montecatini non sa fondamentalmente che pesci pigliare in questa terza frazione di gioco. Ora Mascherpa aspetta il blocco di Torgano che arriva in questo momento, cambio che pone di fronte a lui un mismatch, Mascherpa lo sfrutta nel migliore di modi, altri due punti in penetrazione, 12 punti per il numero 8 in maglia bianca. Ora Galli prova in azione solitaria ma sbaglia e palla ancora per la Winteras, sarà time out chiamato dagli ospiti. È sicuramente, dicevamo, una Pavia che sta dominando questo match e sta continuando a farlo ed era importante vedere come sarebbe uscita dagli spogliatoi in questo terzo periodo. Primi 5 minuti, anzi 4, che vanno in archivio, 54-26. E tre falli per gli ospiti, uno per i padroni di casa. Dicevamo ospiti che stanno facendo fatica a contenere la fluidità offensiva di Pavia, che ha trovato tanti uomini, tanti realizzatori, come ad esempio Mascherpa nell'ultima circostanza, ma abbiamo visto anche Riccardo Crespi ormai presenza fissa sotto i tabelloni avversari e ovviamente anche sotto i tabelloni dei suoi. Ora la squadra che ritornano in campo con Meini che tenta di parlare ai suoi compagni di squadra. Montecatini dovrà sicuramente riprendersi subito da questo shock di inizio terzo periodo. È entrato Filippo Fazzioli, ora Mascherpa a impostare una nuova azione offensiva, marcato da Galli che sta facendo comunque un buon lavoro in fase difensiva, probabilmente l'unico dei suoi a difendere con grande energia. Ora Mascherpa aspetta il blocco di Torgano, altro cambio difensivo, Mascherpa contro Moretti, lo punta, lo fa saltare una volta, non riesce però a batterlo e Moretti recupera il pallone per Bolis che va in appoggio con la mano mancina, sono due in contropiede primario, 4 per lui. Ora Torgano si affida a Fazzioli, Fazzioli che chiama lo schema, aspetta l'uscita di Mascherpa sul blocco di Torgano, scambio tra Mascherpa e Fazzioli, ancora palla Fazzioli, Mascherpa non riceve in un primo momento, riceve in questo, blocco di Crespi, Mascherpa va dall'altra parte, scarico per Di Bella in penetrazione e fallo di Moretti, il suo primo fallo, quindi nessun problema parlando di falli per Moretti. Ora Fazzioli alla rimessa laterale, riceve Di Bella che aspetta il blocco di Riccardo Crespi, passa in seconda Bolis e Di Bella in penetrazione non riesce a segnare, rimbalzo
per il numero 17 Maresca, spinge Meini in contropiede, ma contropiede che non arriva. Meini sul blocco di Moretti, scarico a Maresca, Maresca che attacca in uno contro uno Riccardo Crespi, che comunque fa buona guardia. Ora Moretti dovrà forzare con 8 secondi sul cronometro dei 24. Palla recuperata da Mascherpa, che si invola in contropiede. Mascherpa non trova però un ricevitore, lo trova in questo momento ed è Fazioli, tripla di Filippo Fazioli, 57-28. Ottimo tiro comunque costruito per Fazioli, che è arrivato a rimorchio e tutto solo ha colpito da tre punti, punendo la distrazione difensiva di Montecatini. Ora Galli sul blocco di Moretti, fallo di Riccardo Crespi. Crespi che ha il suo quarto fallo e probabilmente si andrà a accomodare in panchina, ed è così rilevato da Spatti. Esce anche Fabio Di Bella e entra Niccolò Benedusi. Un po' di riposo per il Dibo in vista del finale. Ora rimessa da fondo per gli ospiti, con numero 1 Bolis che si incaricherà di rimettere il pallone in campo. Bolis che aspetta l'uscita di Galli. Meini ora isolato in punta, blocco di Moretti. Meini in uno contro uno con Fazioli, palleggia il tiro da tre punti e canestro. Medusi per Fazioli, Fazioli che si incarica di portare la palla nella metà campo offensiva avversaria. Ancora Benedusi, fallo di Moretti, abbastanza inutile questo fallo appena dopo la metà campo. Moretti al suo secondo fallo, due falli in un amen per lui. Ora Benedusi andrà in lunetta, 5 falli per gli ospiti che quindi raggiungono il bonus. Bonus raggiunto precedentemente da Pavia nel secondo periodo. Ora Benedusi realizza il primo dei due tiri liberi a sua disposizione. Ne avrà un altro a sua disposizione. Ora realizza anche il secondo, 59-31. Benedusi 13 punti oggi, partita maestosa per lui, soprattutto in fase offensiva, noi che siamo abituati a vederlo come un grande difensore. Ora Galli sul blocco di Maresca, scarico per Meini. Ancora Bolis in uno contro uno con Mascherpa, stoppata però di Spatti e palla per Pavia. Bolis che si lamenta per un fallo non ravvisato dagli arbitri. Comunque Benedusi alla rimessa da fondo, Mascherpa ad impostare questa nuova azione per Pavia. Togano aspetta l'uscita di Fazioli, che aspetta a sua volta l'uscita di Mascherpa, che riceve in questo momento marcato da Meini, che mette un po' di pressione al numero 8 in maglia bianca. Blocco di Spatti, che riceve in questo momento sotto canestro, scarico per Togano. Ottima azione corale di Pavia, 12 punti per Togano, più 30 per Pavia, che ora sta controllando con tranquillità il match. Moretti aspetta l'uscita di Meini, Meini ancora sul blocco di Moretti, scarico per Maresca che ci prova anche lui da tre punti, canestro per il numero 17 ospite. Benedusi ad impostare il gioco sulla zona, contro la zona avversaria. Mascherpa ancora per Benedusi, il blocco di Spatti. Benedusi scarica per Fazioli che trova, che passa palla dentro a Spatti, che si affida a un palleggio arresto tiro in fadeaway che non va a bersaglio. Brutta conclusione per il numero 3 in maglia bianca. Ora Galli aspetta il blocco di Moretti sulla pressione difensiva di Mascherpa, che oggi difende per davvero. Moretti vicino all'infrazione di passi trova Bolis, arresto tiro sbagliato e Benedusi fa buona guardia, rimbalzo di controllato da Togano. Ora Mascherpa ad impostare, scambio con Togano, blocco di Spatti. Mascherpa che si trova sul cambio contro Maresca dovrà puntarlo in uno contro uno, uno contro uno che arriva in questo momento. Palleggio, arresto tiro in step back, tiro però sbagliato, Togano vola a rimbalzo ma non riesce a controllare il pallone. Ora Paolo Pavia ha allargato la forbice in questo terzo periodo e sta giocando sul velluto. Ogni qualvolta Pavia tenta una soluzione offensiva c'è grande fluidità, c'è
c'è grande coralità nell'azione, e poi in difesa ora Montecatini sta facendo davvero fatica, in attacco complice l'ottima difesa di Pavia. Sì, hai assolutamente ragione, abbiamo sottolineato come la partita di oggi anche la confidenza in attacco derivi sempre dalla difesa, e oggi Pavia in difesa davvero non si è mai risparmiata, lo hai sottolineato prima tu, cioè ogni percussione, ogni penetrazione o con un cambio difensivo o comunque tenendo l'individuale, abbiamo visto gente forzare i blocchi, cioè i nostri esterni non hanno mai perso credo un duello uno contro uno, abbiamo visto anche poi quelle situazioni in cui è arrivata la stoppata in aiuto, sono già tre credo in questo terzo periodo, quindi è chiaro che una difesa così poi ti manda anche in grande fiducia offensiva. Montecatini per la verità sembra non crederci molto, una squadra che finisce sotto i 20 e che inizia il terzo periodo prendendo un parziale di 8-0, è una squadra che ovviamente sta probabilmente ormai già pensando ai play-out. Moretti che finta di prendersi una soluzione in arco, poi parte in palleggio, va a attaccare Spatti, è il quarto fallo per Alessandro Spatti. L'azione precedente ha trovato i primi due punti anche Fabio Del Vecchio. Ultimo giro di orologio in questo terzo periodo, fatturato che si mantiene importante, corposo, 63-34. Marengo con palla in mano, leader argentino che oggi non è assolutamente entrato in partita, ora va fino in fondo, sbaglia però la misura dell'appoggio al cristallo. Giocatore che ha dato sicuramente concretezza a Montecatini, ora va vicino all'anticipo, poi colpisce Mascherpa dopo aver mancato l'anticipo stesso. Ora saranno due tiri liberi per Giulio Mascherpa. Cambio dalle tre di Montecatini, rientra Iattoni. Pronto sul cubo dei cambi Iattoni. Pronto anche Marco Torgano. A riguadagnare il parquet si accomoda Alessandro Spatti. Pavia ormai saldamente assestata attorno alle 30 lunghezze di vantaggio, quindi vantaggio extra large. Mascherpa che mette il punto numero 13 del suo match, va per il 14esimo, realizza il 14esimo punto. 31 di margine per Pavia, 65-34, ultimi 37 secondi per chiudere questo terzo periodo. Galli in palleggio, Moretti contro Del Vecchio, va in angolo da Galli che lavora in palleggio, prova, ma Torgano sta con lui. Cipriani che batte Benedusi, c'è l'aiuto di Del Vecchio, tardivo però, e Cipriani riesce ad andare alla appoggiare due punti. Mascherpa a gestire l'ultimo possesso in casa Vinteras Omnia, congela la palla l'esterno pavese, si prende una soluzione da tre punti, la manda sul primo ferro e sbaglia. Due secondi, si chiude qui, 65-36, il parziale recita 19-10 per Pavia. Fatturati individuali sono 3 di Fazioli, 13 di Benedusi, 14 di Mascherpa, 2 di Del Vecchio, 12 di Torgano, 8 di Crespi, 5 di Bella, 8 per Spatti. Per quanto riguarda Montecatini Terme sono 2 di Cipriani, 3 di Maresca, 6 di Moretti, 6 anche per Galli, 6 anche per Meini, 4 di Bolis, 3 di Giorgi, 6 di Iattoni. Terzo quarto che è passato ripercorrendo sostanzialmente quello che è stato il canovaccio finora visto in questo match del Pallaravista. Pavia che ha gestito comodamente un margine davvero di assoluta sicurezza. Ripeto, Pavia che è partita 8-0, quindi Montecatini che non è mai riuscita a darsi una scossa in attacco, i termali continuano a faticare terribilmente, 8-22 da due punti, 5-16 da tre punti, segno che la giornata non è delle migliori, ma segno anche che la difesa di Pavia invece è assolutamente di livello ottimo questa sera, lo abbiamo sottolineato più volte. Ora ci prepariamo a un quarto periodo che presumibilmente sarà un lungo garbage time, con Pavia che dovrà appunto celebrare e preparare la festa di fine partita quando ci sarà l'invasione dei bambini, delle giovanili, tutti attorno a Capitan Di Bella a chiedere autografi, a chiedere selfie. Capitano che poi verrà
premiato ovviamente. Ricordiamo, ultima gara interna per Fabio Di Bella, giocatore che abbiamo seguito. Chi vi parla lo ha seguito personalmente in un'ascesa che ha davvero qualcosa di incredibile. Ricordiamo, a 20 anni cominciare con il basket senior in Serie D alla Vigentina Siziano, squadra di cui il papà Aldo divenne in quegli anni presidente, e poi un campionato alla volta, farsi tutte le categorie, stupendo e smentendo gli scettici, e dalla D facendo la C2, dalla C2 la C1, miglior realizzatore, poi passando in Serie B nell'anno in cui la Pallacanestro Pavia era sponsorizzata a Sacil, e poi dopo l'anno in Serie B spiccare il volo verso la 2 di Biella. Il resto poi è storia, arrivare a giocare in nazionale, un mondiale, un europeo, arrivando a giocare in maglia Virtus Bologna una finale scudetto, e poi tornando sul parquet che lo ha visto cestisticamente nascere a chiudere una meravigliosa carriera. Rimessa in zona d'attacco per Pavia. Benedusi che va per Fazzioli, che si prende da due punti una soluzione in angolo. Benedusi che va altissimo a prendere il rimbalzo, ed è il settimo rimbalzo del suo match. La partenza in palleggio di Capitan Di Bella, interrotta con le cattive da Iattoni. Iattoni è il terzo fallo. Pavia che ha approcciato questo quarto periodo con Di Bella, Fazzioli, Benedusi, Torgano e Del Vecchio. Benedusi con palla in mano, gioca il pick and roll centrale con Del Vecchio che prende posizione sulle tacche. Vediamo se il giocatore di Cesenatico andrà ad attaccare, no, ribalta fuori per Torgano che viene placcato, arbitri che non fischiano nulla, mischia terrificante in mezzo al campo, palla che arriva nelle mani di Iattoni, difeso da Fazzioli, secondo i fischietti friulani in maniera illecita, quindi fallo per Fazzioli sulla percussione di Iattoni. Primo fallo per Pavia. Palla alle mani di Samuele Moretti che va da Galli. Il passaggio di Galli molto buono per la rollata di Moretti. 8 punti per Moretti, che è stato insieme allo stesso Galli probabilmente l'interprete più convincente. Moretti, l'abbiamo sottolineato in sede di presentazione, uno dei migliori lunghi under del torneo. Benedusi che lavora in palleggio contro Maresca, lo attacca per Fazzioli aperto in angolo, extra pass per Di Bella che va fino in fondo all'appoggio, sbaglia la misura il capitano, rimbalzo controllato da Moretti, e sono 8 rimbalzi anche per Moretti. Maresca aperto in angolo, l'end-off con Cipriani. Ora Maresca sul mismatch con Di Bella, va all'appoggio, lo sbaglia, prende il rimbalzo, sbaglia, ma c'è il contatto falloso di Torgano. Tiri liberi a disposizione di Maresca, pronto sul cubo dei cambi Riccardo Crespi, e pronto anche Fabio a tornare in telecronaca. Come anticipato, esce Del Vecchio e entra Riccardo Crespi. Due tiri liberi per Maresca, che potrà rimpolpare il bottino personale e riportare i suoi sul 65-43, primo a bersaglio, anche il secondo, e allora 65-43, ora mini parziale proprio di Montecatini. Benedusi che si incarica di portare la palla nella metà campo offensiva avversaria, marcato da Iattoni. Benedusi lo batte, ma sul cambio si trova contro Moretti, aspetta l'uscita di Di Bella, blocco di Crespi. Di Bella allora dovrà provare in uno contro uno a battere Maresca, cerca di batterlo, fuori per Fazzioli che dovrà forzare con un secondo alla fine, sbaglia però il tiro e Galli a rimbalzo spinge anche il contropiede, fuori per Iattoni che prova la tripla lunghissima, e rimbalzo di Fazzioli che proverà ad impostare ancora una nuova azione offensiva. Fazzioli marcato dal numero 15 Cipriani, aspetta l'uscita di Bella. Ricordiamo, Di Bella 7 assist a referto fino a questo momento e 3 punti conditi anche da altri 3 rimbalzi.
Fazioli scarico per Torgano che prova la tripla, sbaglia anche Torgano. Ora percentuali che stanno calando per Pavia, che comunque mantiene un vantaggio sufficiente per rimanere tranquilli con 7 minuti ancora da giocare in questo quarto periodo. Escono Torgano e Benedusi, rientrano Mascherpa e Spatti. Applausi per Benedusi e Torgano. Alla rimessa Iattoni che aspetta l'uscita di Cipriani. Ora Galli proprio per Iattoni, marcato da Di Bella che lo insegue. Iattoni scarico nell'angolo e tripla che non va a bersaglio, ma rimbalzo di Moretti, ancora Cipriani dopo il tiro sbagliato. Scarico per Moretti che prova il tiro da tre punti, anche lui non va a bersaglio, anche lui sbaglia. Ricordiamo percentuali che in campionato per quanto riguarda Montecatini da tre punti arrivano al 28%, quindi alquanto basse. Pavia fa meglio con il 32%. Mascherpa ora in uno contro uno contro Moretti, lo fa saltare, ma l'assist per Di Bella è completamente errato, infrazione di campo. E ora palla a Montecatini che potrà imbastire una nuova azione. Esce Fazioli, rientra proprio Benedusi, quindi pochissimo riposo in panchina per il numero 4 in maglia bianca. Ora Galli sul blocco di Moretti, passa molto bene Mascherpa, scarico di Galli errato, Moretti stava tagliando a canestro mentre Galli lo aspettava sulla linea dei tre punti e palla a Pavia. Benedusi si incarica di rimettere il pallone in campo, Mascherpa riceve e imposterà lui contro la pressione difensiva di Cipriani. Mascherpa aspetta l'uscita di Di Bella, premiato in questo momento, gli tocca il pallone Iattoni. Ora Di Bella si riaffida alle mani sapienti di Mascherpa che attaccherà in uno contro uno. Scarico per Riccardo Crespi che prova il tiro da due, un long two che non va a bersaglio e rimbalzo di Moretti che può spingere anche in contropiede, evita Mascherpa e Eurostep, però si appoggia al tabellone e sbaglia e palla ancora a Pavia. 65-43 con 5-47 ancora da giocare. Pavia che rimane in controllo anche se in questo periodo sta facendo fatica a mettere a riferto punti. Ora Mascherpa sulla pressione sempre di Cipriani, lo batte in uno contro uno, scarico per Benedusi che ci prova da tre punti anche lui, sbaglia anche lui, rimbalzo ancora di Moretti che scarica subito per Galli. Galli isolato sul lato, aspetta il blocco dello stesso Moretti, fallo di Fabio Di Bella, fallo generoso concesso dagli arbitri. Esce Maresca e rientra Zanini. Rimessa laterale per Montecatini, si è affidata a Iattoni. Aspetta l'uscita di Galli che però non riceve. Ottima pressione difensiva di Pavia che tocca solamente però il pallone. Cipriani ora aspetta il blocco dello stesso Zanini. Cipriani scarico per Iattoni che in uno contro uno scarica per Zanini, dalla media però sbaglia anche Zanini stesso e fallo di Iattoni, abbastanza ingenuo. Quarto fallo per Iattoni, ora rimessa per Pavia. Paolo Pavia che sta facendo abbastanza fatica adesso a trovare la via del canestro, anzi per la verità non ha ancora segnato in questo periodo, però Montecatini, come dicevamo prima, sembra non crederci più. Sì, credo che questo quarto periodo abbia nessun tipo di significato se non far trascorrere i minuti che mancano per poi scatenare la celebrazione finale, quindi Pavia ha mollato gli ormeggi, ma Montecatini ha accumulato un gap tale appunto da rendere difficilmente plausibile un rientro. Ora quinto fallo per Iattoni, quindi la curiosità adesso è capire quando Pavia realizzerà il primo canestro in questo quarto periodo. Finora appunto il parziale è 7-0 per i termali. Benedusi per Spatti,
mismatch marcato da Galli, lavora sul perno, va all'appoggio, lo sbaglia, ennesima mischia, palla Montecatini. È una situazione un po' strana, un po' surreale, appunto. Si attende la sirena, trascorrono i minuti. Bolis con palla in mano, va per la rollata di Zanini che ributta fuori da Galli, che torna da Moretti. Moretti che attacca Spatti, ma c'è l'intercetto di Benedusi. Pavia che potrebbe attaccare in soprannumero, c'è Mascherpa aperto in angolo che viene ignorato, tripla aperta per Di Bella e il primo canestro di questo quarto periodo è dell'uomo di giornata, quindi tripla per Fabio Di Bella, 68-43. Torniamo da Fabio. Bella che recupera anche il pallone, ora Benedusi predica calma. 4 minuti alla fine di questa partita, palla affidata a Di Bella che vorrebbe riaffidarla nelle mani di Mascherpa, trova Spatti, palla sotto alto basso con Crespi che proverà in uno contro uno, Mascherpa palleggia resto tiro da 3 punti sbagliato e Moretti a rimbalzo, l'ennesimo della sua partita. Ora Galli proprio contro Di Bella che non ostacolo il tiro, sbagliato comunque da Galli, rimbalzo però offensivo degli ospiti. Moretti uno contro uno, scarico per Zanini, altro scarico per Cipriani che ora dovrà forzare lo scadere dei 24, palla invece buttata, recuperata da Di Bella che lancia lungo per Crespi che però non controlla. E ora standing ovation per Fabio Di Bella che lascerà il campo rilevato da Filippo Fazzioli, tutti in piedi al Pallaravizza, una situazione davvero incredibile. Ecco, per l'ultima volta di Fabio Di Bella. Abbiamo lasciato che le emozioni prendessero il sopravvento. Siamo emozionati anche noi in telecronaca. Ora Di Bella ha salutato tutti, avversari compresi. Tutti aspettavano questo momento che finalmente è arrivato. Striscione della curva per ringraziare il capitano. Ancora qualche istante per pulire il parquet, per riprendere a giocare, anche se in realtà la partita è abbondantemente finita. Si faticano a trovare le parole in questo momento per descrivere un campione, un'icona della pallacanestro, un esempio. E questi applausi per lui sono tutti meritati. Un esempio per i più giovani, ma non solo. Ora Fabio Di Bella in lacrime quasi, a testimoniare quanto sia vero questo ragazzo che anche a 40 anni si è sbattuto sui parquet della Serie B. Ultimi 3 minuti. È rientrato Filippo Fazzioli. Di Bella è prima di tutto un uomo e l'ho fatto vedere in questo momento, un uomo con la U maiuscola. Ora è ripreso il gioco, Zanini appoggia a canestro, 68-45, ma stanno tutti aspettando la sirena finale
per poter andare a abbracciare, per poter andare a fare foto e autografi con il proprio Beniamino. Tripla di Fazzoli che non va a bersaglio, rimbalzo di Crespi che però se lo fa soffiare da Zanini. Ora Cipriani, marcato da Benedusi, chiama lo schema a testa, aspetta il blocco di Zanini, Cipriani scarico per Maresca da tre punti che non realizza e Mascherpa che recupera la carambola difensiva. Sul cubo dei cambi pronto anche Visigalli insieme a Fabio Del Vecchio. Mascherpa attacca in uno contro uno, rimbalzo di Crespi che realizza, 10 punti per Crespi. Benedusi in difesa contro Bolis, aspetta Cipriani, pallone che gli arriva in questo momento, canestro anche di Cipriani, 70-47. Mascherpa impostare una nuova azione, blocco di Riccardo Crespi, scarico per Spatti, ora Filippo Fazzoli che riconsegna palla a Mascherpa che si andrà a giocare l'uno contro uno, step back da tre punti, non va a bersaglio la sua conclusione ma poco importa. Ora Bolis in contropiede, l'arbitro non ravvisa nessun fallo ma ora effettivamente arriva il cambio, entra anche Visigalli. Visigalli che rileva Benedusi. Visigalli esce Nicola Benedusi. Mascherpa ora passa in questo momento la metà campo, aspetta il blocco di Crespi, si aspetta solo la serena finale ormai, palla per Mascherpa che attaccherà ancora in uno contro uno, fallo di Zanini. Non saranno due tiri liberi perché l'azione non era in azione di tiro, è il fallo. Una Pavia che ha omaggiato il suo capitano con dei foglietti con su scritto grazie capitano. Questa città ama il suo capitano e l'ha fatto vedere questa sera. Ora Visigalli con il pallone e con la tripla che non va a bersaglio. L'ultimo minuto di gioco. Ora, ultimo minuto di gioco e si sta aspettando appunto solo la serena finale con Zanini che realizza altri due punti, 70-51. Paolo, due parole su quest'ultima uscita di scena, quest'ultima partita di Fabio Di Bella e un po' le tue emozioni a riguardo. Beh, è chiaro che è il segno del tempo che passa, ho sottolineato in precedenza come conosco Fabio da una vita, l'ho visto davvero crescere proprio nella sua parabola di campione, partito tra mille scetticismi, quindi sicuramente è stato un momento di profonda commozione, ho visto commozione negli occhi di Bazziraghi, commozione negli occhi di Fabio, ovviamente al momento della standing ovation, nel giro di campo. È un giocatore, insomma, da pavesi chiaramente siamo comunque orgogliosi di aver avuto un giocatore del genere, un giocatore che, mi preme sottolinearlo, al di là delle qualità in campo che poi sono state apprezzate ad ogni latitudine, ha delle qualità umane di primo ordine che gli derivano da una famiglia vecchio stampo con valori veri e che mi fa piacere ricordare in questa occasione. Finisce qui, Pavia vince e archivia la pratica salvezza, Montecatini sarà costretta ad affrontare i play-out, la Vinteras vince 70-51, partita mai in discussione, partita davvero eccellente per la truppa di Pat Baldiraghi che ha tenuto una prestazione di notevole spessore per questo atto di congedo dal suo pubblico. Ora ci sarà spazio a tutta la celebrazione del caso. Noi chiudiamo qui, ringraziamo chi ha avuto la pazienza, la passione di seguire i nostri racconti e comunque Pavia sarà sicuramente ai nastri di partenza per il prossimo campionato di Serie B. Da Paolo Rappoccio e Fabio Sacchi diamo la più cordiale buona serata agli amici del basket e arrivederci di cuore all'anno prossimo.
dalla Lauretana Biella, sua